Oggi il Movimento 5 Stelle si è stretto intorno al territorio aquilano, intorno a tutti i cittadini aquilani, perché stringendoci intorno alla provincia dell'Aquila noi stiamo difendendo l'intero Abruzzo. Noi abbiamo chiesto quello che ci chiedono quotidianamente tutti i cittadini, rassicurazioni, risposte e soprattutto la certezza delle cure. Abbiamo chiesto al Presidente Marsilio e al Presidente Sospiri di integrare il prossimo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio con l'audizione. Il Presidente Marsilio deve venire a riferire in Consiglio, luogo deputato a farlo, e riferire a noi e a tutti i cittadini abruzzesi su quali sono le attuali prestazioni sanitarie all'interno della provincia dell'Aquila che sono certamente garantite e soprattutto su quali sono gli standard organizzativi e le attività di organizzazione che la maggioranza intende porre in essere per garantire l'accesso alle cure di tutti i cittadini della provincia dell'Aquila ma anche del resto di Regione Abruzzo. È evidente però che questa azione deve essere integrata e affiancata da uno stress test, da un check-up di tutte le reti informatiche, di tutte le aziende sanitarie regionali. Non possiamo permettere che ci possa essere anche solo il barlume del pericolo che quello che è accaduto nell'ASL 1 possa replicarsi anche a stretto giro nelle altre aziende sanitarie. A fianco a questa richiesta noi chiediamo al Presidente di predisporre quanto necessario per permettere, come fu fatto durante il sisma del 2009, alle altre aziende sanitarie di dare quel supporto logistico di materiali e umano per quanto riguarda le attività sanitarie da poi espletare ed erogare all'interno della provincia dell'Aquila.